Come ogni mio tranquillo fine settimana, mi sono ritrovato in una strana avventura. Dovevo accompagnare Chiara Anzuino all'interno degli studi della Zanzara. Robe da matti, ragazzi. Beh, resta sintonizzato se sei curioso di scoprire tutti i segreti che il Palazzo del Sole 24 Ore ha da nascondere e alcuni interessanti retroscena sulla vita di una delle youtuber emergenti più acclamate tra gli youtuber di finanza. Quindi ora, sigla. Piacere, io sono Brian. È un grande obiettivo creare la società di marketing più grande d'Italia. Ma ho solo un anno per riuscirci, perché poi dovrò trasferirmi all'estero. Quindi ecco, benvenuto in... Beh, il tutto inizia una tranquilla giornata quando mi ritrovo un messaggio di Chiara. Ciao Brian, come stai? Allora, ti faccio una proposta un po' all'ultimo, quindi vabbè, se rifiuti capisco benissimo, io te lo chiedo per sicurezza. Avrebbe avuto bisogno di un videomaker per registrare un'intervista al CEO del Sole 24 Ore. Io ovviamente accetto, come potevo rifiutare. Siamo quindi partiti alla volta di Milano, questa volta, e per scoprire un po' di più su retroscena, per l'appunto, del giornale, della radio, perché infatti Sole 24 Ore gestisce anche Radio 24, di tutti quelli che sono i loro studi di registrazione, che poi finiscono in onda su Sky, e anche dello studio, del famosissimo studio della Zanzara, rinomato e conosciuto un po' in tutta Italia, quindi che per di più mi ha fatto fare un sacco di visualizzazioni a questa storia su Instagram. Seguimi anche lì, porto contenuti golosi. Una volta arrivati, siamo stati accolti dal nostro Virgilio della situazione. Infatti mi piace un po' paragonare il palazzo del Sole 24 Ore al Purgatorio di Dante, nella Divina Commedia, perché diciamo che si sale di grado in grado fino ad arrivare alla vetta dove per l'appunto sta il capo di tutto quanto, no? Quindi siamo partiti dai bassi fondi, analizzando quelli che sono gli studi di registrazione. Lei è il pilastro della radio, no? Vero pilastro. Piacere. Che bello, Sì, che è quello di del... Radio 24. Qui abbiamo fatto gli unfinance, gli ospiti, qui la controlla del Crux. Quattro telecamere automatizzate che si spostano e si accendono in base a quale microfono è in onda. Quindi questo microfono qua Ok. parla a questa persona, si attiva La automaticamente telecamera, mentre quella noi lì. non la usiamo. Questi due qua invece fa lui centrale più una un po' Più, più sì, diciamo. quadrangolare, un po' più aperta, e poi abbiamo il full che è questa qua, Ok. che prende tutta la stanza. Cioè, Questa wave. la parte di registrazione, no? Tramite le telecamere, non è seguita da nessuno a livello di post-produzione. Tutto Noi automatizzato. registriamo il canale video in quattro canali separati, Ok. per avere i quattro microfoni separati, ok? Quindi abbiamo quattro registrazioni video di quattro persone e lì facciamo. Questo Dopo serve per un dipende da voi. montaggio migliore, ovviamente. Anche perché noi, curando soprattutto l'aspetto audio, andiamo anche a pulire magari tutte quelle interferenze che si creano durante la registrazione. Certo. La zanzara quindi. La zanzara va in onda sempre da questo studio qua. Ok. La redazione di Radio 24. Cavolo, bello, bello stile, diciamo, americano. Stampanti, qualcosa si stampa. Per caso si può sapere vagamente quanto costa l'affitto di un posto del genere? Guarda, ho solo voci, non Voci di corridoio. voci di corridoio, ma sono tanti. Ok. Va bene, allora andiamo su al... Questa è la redazione. Redazione sulle 24 ore, settimo e ottavo piano. Tale, io sono lì. Io, che sono di da tanto, 10 di uno schermo, me ne sono fatti dare due. Ammazza, abbiamo guadagnato il secondo schermo. Il computer è personale o è fornito? Fornito dall'azienda. Ah, ok. T4, Registrate. qui sono gli studi per i collegamenti in diretta, magari con delle televisioni. Come tutti gli studi, sono studi modulari, ti puoi mettere a fare uno stand-up qui, per esempio, o lì, insomma, o fare anche delle interviste, teoricamente puoi fare tutto qui. È tutto invece su Sky, si mettono i piedi qui, precisamente, per essere pronti alla telecamera. Ci si mette la cravatta in genere. Solo Vito Lops che parla di criptovalute è un po' più off. E quello dov'è? Questa è Sky, la diretta è Sky, questi qua sono i timer, l'orologio, il timer della diretta. Questa è Chiara. Questa è la telecamera proprio di Sky, è loro. E questa è la regia.
Le facciamo, ciao. Tre collegamenti quotidiani con del palinsesto di Sky. Uno è in corso in questo momento. Eccola. Ah, questo è registrato qua? Sì, è in diretta da quello studio. Questo è il programma Business del mattino con Mariangela Pira. E dentro questo programma facciamo un punto sui mercati finanziari, su quello che è accaduto, quello che deve accadere nel corso della giornata, quali sono i market mover, cioè le notizie che muovono i mercati. E qui l'ufficio appunto, del presidente? Il presidente sono in alto. Adesso andiamo a vedere. Nel paradiso terrestre è celato un fantastico rooftop con vista su Milano e per l'appunto l'ufficio del CEO, dove qua Chiara ha registrato la sua intervista, di cui vi lascio il link in descrizione. E poi ne ho approfittato io invece per fargli una mia intervista a sua volta. Chiameremo così. Allora, stiamo documentando tutto il percorso di crescita della youtuber più... Questa è la prima intervista però. No, in realtà ci sono già stati parecchi spezzoni nel corso del tempo, che però non vede ancora nessuno, perché tanto io non edito niente, non esce mai nulla. Ma fa culo. Lo sto facendo adesso. Nulla, registra solo i contenuti. E quindi volevo chiederti, come ti senti? Adesso che siamo davvero vicini ai 10.000 iscritti, incontrare personaggi che fino a prima ci sembravano, diciamo, lontani o comunque abbiamo sempre visto da dietro lo schermo. Allora, sicuramente una cosa che ho notato è che faccio meno fatica a pormi obiettivi, perché visto che sto entrando in questo mondo in maniera più approfondita, cioè sto anche vicino a persone che hanno raggiunto obiettivi che sono quelli che avevo io, comunque che ho ancora, mi sento molto più vicina e quindi sento che è più facile, più possibile raggiungere gli obiettivi che mi ero posta e che magari vedevo come lontanissimi. E quindi questa cosa è bellissima. Poi, d'altro lato, mi sento anche più io realizzata. Ovviamente ho ancora tantissima strada da fare, però sono molto contenta perché vedo i primi risultati. Anche più persone che ti ascoltano, faccio sempre le stesse cose. Però finalmente vedi qualcuno che lo apprezza e questo è bellissimo. Sia qualcuno che chiede consigli, sia qualcuno che dà consigli non richiesti, però davvero bello, molto molto. Qual è la tua prospettiva? Questo sicuramente non è mai trasparito, però la tua prospettiva del canale tra 5 anni? Ah, tra 5 anni io vedo il canale più come una cosa, un side. Ok. E io ho sempre voluto aprire la mia startup. E, o magari anche, chi lo sa, lavorare con realtà come il Sole 24 Ore, però da lavoratore indipendente, ovviamente io faccio le mie cose e collaboro. Certo. E quindi non ho mai avuto una visione da dipendente, ma non c'è niente di male, lo faccio solo perché non riesco ad essere subordinata a qualcuno. E, quindi sì, ti dico più come side, però credo proprio di continuarlo. Sia perché a livello di brand identity mi dà un valore aggiunto pazzesco, sia perché in termini di guadagno io tra 5 anni sono ottimista, spero di spaccare abbastanza. Certo, certo. E invece qual è la routine di Chiara Anzuino a oggi? Che deve impegnarsi sia con un canale YouTube in forte espansione, sia comunque con una vita sociale molto attiva, diciamo. Estiva o invernale? Partiamo dall'estivo, dai. Mi alzo alle 9. 9:30 e lavoro fino all'1, poi dall'1 alle 2:30 mangio, esco un attimo per prendere una boccata d'aria e dopo lavoro dalle 2:30 alle 4 e poi 3 giorni alla settimana mi alleno, cioè faccio tennis, in realtà un po' di più, diciamo che corso di tennis è alle 4 3 volte a settimana, dopo diciamo che dalle 4 alle 4 di mattina faccio un po' quello che capita e non vado a dormire alle 4 di mattina sempre, però ci sono giorni in cui la devo ammettere di sì. Comunque vado al mare, faccio sport, esco con i miei amici, basta, questo. Si gode la vita, giustamente direi, giustamente. Quanto costa l'outfit di Chiara Anzuino? Scarpe Vulcanizide Off-White della mia epoca da sneakerhead. E pantaloni Sweet Benedict. Ah, ok. Questi 300 euro. Questi credo saranno una 60. No, meno 40 euro.
ipotizziamo un 40. Top Subdued 17 euro, se ricordo bene. L'ho comprato 2 anni fa, però mi sembra 17. Si ricorda ancora il prezzo? Mi sembra di sì. E questa, devo dire, rubata da mia mamma, perché la mia camicia di lino era da lavare. Max Mara, quindi sarà sui 170-180 secondo me. Beh dai, un outfit. E poi allora, esatto. No, questo poco, l'avrò pagato sui 15 euro. Questa è 40, 40 euro. Poi vabbè, bracciali, cioè, orecchini 10. 10. Perdi tanto tempo a scegliere il tuo outfit prima di un incontro come questo? No. Ma in generale no, perché anche quando parlo con le mie amiche mi dicono: oddio, come mi vesto stasera? Io faccio, guarda, o vai nuda o in qualche modo tocca vestirsi. Quindi io rimando sempre la scelta dell'outfit, perché è un po' uno stress inutile, secondo me, tanto in qualche modo. Concordo. Bene, grazie mille. Ci vediamo per futuri aggiornamenti quando il canale sarà già a 100.000 iscritti, cose del genere.